Per finire di rispondere a Lorenzo Semeraro, fateci caso, ogni volta che c'è un problema industriale, economico, c'è un ricatto occupazionale. Cioè perfino l'Enel, no? A un certo punto l'Enel, prima hanno detto che le fonti rinnovabili non servivano a niente e non facevano massa critica, adesso che le fonti rinnovabili mandano avanti il paese tutte le domeniche di giugno, dalle 12 alle 14, loro domandano di essere indennizzati perché le loro centrali inquinanti a gas, a carbone eccetera diventano antieconomiche. Ma le hanno costruite, quando le costruivano chi gli ha detto di costruirle? Hanno sbagliato le loro strategie industriali, adesso vogliono i soldi dei cittadini. Dicono, ma allora noi licenziamo i 500 operai di Cerano, noi licenziamo i 1000 operai di San Filippo a Messina, licenziamo... No! Qui ci vuole una politica, scusatemi il termine, con le palle, che non mi pare il caso purtroppo né a livello nazionale in questo momento né a livello regionale. Ci vuole una politica che dica, volete licenziare? Facciamo un grandissimo programma di riconversione, di riqualificazione professionale verso... l'economia di territorio zero e vedete quanti posti di lavoro si creano anche molto rapidamente. Prendiamo tutti gli operai dall'area a caldo, li portiamo per ma nemmeno una parte bonifica, ma li portiamo, li dobbiamo riqualificare, li portiamo per sei mesi a capire come funzionano gli elettrolizzatori a idrogeno, come funzionano gli accumulatori idruri metallici, come funzionano le celle a combustibile, come funzionano gli accumulatori e i compressori per mettere l'idrogeno negli erogatori per le auto a idrogeno. Come si fa, come si trasforma un autobus da metano, da diesel a idrogeno, come si fanno le smart grid, come si genera un quartiere che si scambia l'energia, come si scambia l'informazione su internet, con delle cose, con dei prodotti che ormai sono disponibili sul mercato, no? Vedete? Tutto questo genera molti più posti di lavoro. In Germania ne hanno fatti altri 500.000 in 5 anni e ne programmano altri 500.000 entro il 2020. Perché noi non possiamo fare la stessa cosa? Perché noi non ci possiamo interrogare sulle prospettive, sul futuro dell'energia in Italia, a vedere quali sono i mestieri della nuova energia? Noi con l'Università dell'Idrogeno l'abbiamo fatto un sacco di volte, ma quante volte l'abbiamo detto a Vendola? Non è mai partito un corso della formazione professionale che continua a sfornare esperti di cose che non servono a nulla? E mentre invece su questo sì che c'è l'occupazione, ma ci vuole anche una strategia industriale. Ci vuole una strategia che porti, non che attragga gli investimenti, attenzione, perché io ogni volta che sento la parola attrarre gli investimenti metto a mano la pistola, come faceva Goebbels quando sentiva parlare di cultura. Basta con la filosofia dell'attrazione degli investimenti, noi la ricchezza ce l'abbiamo, non abbiamo bisogno che ce la vengano a portare gli americani o i cinesi o i giapponesi. La